grande provinciale. Del quartiere navale Vittoria per celebrare questo ultimo passaggio importante nell'accordo di collaborazione ricoperti ancora nell'aprile del 2011. Si tratta dell'imbarcazione GN 3506, un pattugliatore di 35 metri, e del pattugliatore P210 Destur, che è un'unità di 27 metri. Nasser Mestiri, rappresentante della Marina Militare Tunisina Comodoro Saïd Afien, direttore generale della Guardia Nazionale Tunisina Monsieur Mounir Hedi Ksiksi, direttore generale delle Relazioni Esterne e della Cooperazione Internazionale Monsieur Rida Berraba, direttore degli Affari Consolari Monsieur Elias Chadian, direttore centrale del Servizio Immigrazione del Ministero dell'Interno Italiano Dottor Giovanni Pinto, tutte le autorità presenti. Benvenuti in Tunisina e 6 da 34 metri per la Guardia Nazionale Tunisina. I brillanti risultati ottenuti durante questi anni, col pressoché totale azzeramento dei flussi migratori dalla Tunisia, hanno dimostrato gli innegabili pregi di questi tunisi, ci hanno altrettanto chiaramente di mantenere ben fermo ed altissimo il livello di allarme, non solo sul fronte dell'immigrazione clandestina, ma anche e soprattutto contro il terrorismo di qualunque matrice esso sia. È doveroso al proposito, da parte mia, un momento di sentito cordoglio per le 22 vittime. Ricordiamo che fra essi ci sono stati 4 turisti italiani e un tunisino, un agente della polizia. Ci stringiamo assieme ai familiari e siamo loro vicini nel loro immenso dolore. E mi auguro presto, anche con future centrali di terra, quale prossimo sviluppo del nostro proficuo rapporto umano e professionale. Per la stessa Marina Militare Italiana è stata avviata infatti proprio in questi giorni un'avventura di ricambi ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre la naturale scadenza dell'anno di garanzia contrattuale. Ci auguriamo per inciso che analogo servizio possa essere avviato anche a favore della Guardia Nazionale e dell'Interno Italiano, in particolare la Direzione Centrale per l'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, oggi qui rappresentata dal dottor Giovanni Pinto, e il CNES di La Spezia, oggi qui rappresentato dal dottor Ugo Terracciano, per la favolosa opportunità offerta e con i quali abbiamo così proficuamente collaborato nel riconfermare la massima disponibilità di tutta la nostra organizzazione per continuare questa collaborazione negli anni, seguendo le diverse necessità che di volta in volta si prospetteranno. E infine doveroso da parte mia il miglior augurio sincero agli amici tunisini, che voglio ringraziare per la preziosa opera, ogni suo collaboratore, indipendentemente dal ruolo che ha ricoperto in questi anni di laboriosa costruzione dei pattugliatori, è sinceramente fiero di avere partecipato a questa favolosa esperienza, perché si è sicuramente arricchito di un enorme bagaglio, fatto non solo di competenze tecniche, ma anche e soprattutto di emozioni e sentimenti unici di sincera e profonda amicizia, con persone speciali, affini per sensibilità e radici culturali, che sono sicuro non scorderemo mai e che ognuno di noi porterà nel cuore per sempre. Grazie di cuore a tutti.
Grazie al presidente del cantiere Navale Vittoria, Luigi Duo, una storia industriale quella della... Benvenuto e bentornato a tutte le autorità civili e militari. Oggi siamo qui per essere, come nelle precedenti felici occasioni, testimoni della consegna del pattugliatore GN 3506, destinato alla Guardia Nazionale Tunisina, e del pattugliatore I-210 Destur, destinato alla Marina Militare Tunisina, commissionate dal Ministero italiano e utilizzate dalla Marina Tunisina per un sempre più efficace controllo del Mediterraneo in termini di prevenzione, sicurezza e salvaguardia della vita umana. Il sentiment d'amitié del nostro Ministro Antonier a son excellent le Ministro Antonier, qui s'est déjà confronté avec des problèmes très graves. Cette cérémonie ne représente pas que Pierre Couturier dans les parcours que nous faisons ensemble. Monsieur le préfet, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Monsieur le Président du chantier naval Vittoria, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de participer personnellement à cette cérémonie qui se tient aujourd'hui sur le chantier naval Vittoria. Maître d'œuvre de 6 budettes et de 6 patrouilleurs destinés aux unités maritimes de la Garde nationale et à la Marine nationale tunisienne. Dans le cadre de l'excellente coopération entre nos amis italiens et les ministères respectifs de l'Intérieur et de la Défense nationale, et plus précisément s'inscrivent dans le cadre de l'accord bilatéral du 5 avril 2011 en matière de coopération pour la lutte contre l'immigration clandestine. Nostra riconoscenza al Ministero dell'Interno. E alla Tunisia per il controllo delle nostre frontiere maritime, la lotta contro l'immigrazione clandestina e anche il sauvetaggio in mare di nombreuse vite umane. Depuis le lancement di questa cooperazione en 2011, i risultati non sono pas fait attendre. Nel 2011, 28.000 immigranti clandestini e 3.312 espulsi. Je me limite à citer quelques chiffres significatifs qui illustrent notre engagement. C'est dire de l'efficacité de cette coopération qui sert nos intérêts communs. È dire l'efficacia di tale cooperazione che serve i nostri comuni interessi. Ne peuvent qu'inciter des milliers de nos jeunes en quête de meilleures perspectives de vie à choisir la voie de la légalité et de l'espérance. Questi segnali inciterebbero di migliaia di giovani alla ricerca di migliori prospettive di vita a scegliere la via della legalità e della speranza. Je ne peux pas conclure mon intervention sans remercier vivement les autorités italiennes compétentes qui ont suivi avec beaucoup de sérieux et d'abnégation la mise en œuvre des dispositions de notre accord bilatéral, tout autant que l'ensemble de l'équipe tunisienne. Per la qualità e la performance e l'affidabilità dei pattugliatori che operano già in mare e quelli per i quali siamo felici di partecipare al varo oggi. Terroristico perpetrato al Museo del Bardo il 18 marzo scorso. Dont 4 italiens, à leur famille et à leurs proches, ainsi qu'à un vif souhait de prompt rétablissement des blessés de cet attentat odieux. Alle loro famiglie, tra cui 4 italiani, alle loro famiglie e ai loro cari, insieme a un vivo augurio di salutare alla fine il collega del ministro della difesa tunisino che è qui presente oggi. Non era previsto un intervento dell'ambasciatore in Tunisia, comunque è sempre un piacere di essere al cantiere navale del Golfo, che riflette l'amicizia e la cooperazione tra i due paesi, la Tunisia e l'Italia. Avanti, marcia!
mamma e la bandiera. Questo momento all'insegna dell'amicizia dei Grazie.